Handanovic molto bravo in tuffo alla deviazione. Inter in assist per Leao era stato fatto da De Ketelaer. Inter in possesso ora con Skriniar. 7 minuti di gioco, sono 21. Handanovic, Brozo, Skriniar. Zona difensiva di destra. Si gira su De Ketelaer, poi pallone per De Vrij. Avanza l'olandese, serve Ciala. Milan pressa alto e allora si torna ancora su De Vrij e su Handanovic. Manovra un po' lenta quella dell'Inter in questi primi minuti. Ancora va a cercare Correa, il colpo di tacco a cercare Lautaro, fa sponda Lautaro, prova a tenere il pallone, forse subisce fallo. L'arbitro far proseguire. Oh. Grande palla per Brozo, tutto solo davanti a Magnan. Bravi ragazzi, bravi, 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 bravi. Che gol, che palla di Correa però, che palla di Correa. Posso dire, però, Fili, posso dire, è stata un'azione bellissima, ma quello che ha fatto Lautaro, ragazzi. Lautaro impressionante. Ha fatto una protezione palla che comunque era pressata, adesso non ho visto chi era, se era... Tomori, è stata una roba. Ha mandato fuori il gioco difensore. Ma è tutto lì. Poi dopo è vero, c'è stata la bella palla filtrante. Ha protetto palla alla porta, palla alla porta, ha protetto il pallone per 3 o 4 secondi. Ma che dici? 3 o 4 secondi? Sono tantissimi. Anche perché Francesco non c'era solo il difensore dietro, c'era anche un altro che gli arrivava davanti. E poi dall'altra parte il buco però dei due centrali del Milan, perché Correa la dà nello spazio. Buco per via centrale della difesa del Milan, al di là della bravura dell'Inter. Si fila tra Tomori e Kalulu, che lasciano, non hanno guardato Brozovic che è andato nello spazio. Certo. Però sono stati bravi veramente, quelli dell'Inter questa azione è stata bravissimi. Hanno inquadrato per un attimo Pioli fare questo gesto qui, zitto e vai, non so con chi ce l'avesse, perché c'erano dei giocatori dell'Inter lì vicino, non so. Però complimenti, perché ha fatto un'azione veramente da far vedere a Coverciano, pazzesco, bella. Vediamo se il Milan avrà la capacità di reagire, Tiziano, vai! Adesso inizia la partita, dai. Ci prova ad attaccare per via centrale, però viene fermato Teo Hernandez. Vieni. Recupera la palla a Leo, Matteo rimane a terra, si prosegue. E Ketelaer controlla con qualche difficoltà il pallone e poi prova a cambiare con Messias, da questi a Bennacer. Tomori, Teo Hernandez. Che bella azione che ha fatto. Leao che restituisce palla a Teo Hernandez. Troppo lenti, troppo sulla destra, lenti, per troppo Messias. Lenti, troppo lenti. De Che. Bravo, Basto. Palla che termina. Per ora abbastanza insipido il primo derby di De Ketelaer. Mi sembra un po' leggerino, almeno in questa prima fase, rispetto a quello che è il clima del derby di Milano. È vero, però Francesco, se posso aggiungere, a parte l'azione del gol dell'Inter, che è stata fantastica, è stato comunque, fino a prima del gol, una partita molto controllata. Sì, è vero, le parti. Certo. Perciò ti dico, scontri ravvicinati, uno contro uno. Come ha detto Pioli in conferenza stampa, i derby, le partite in generale, vinci quando vinci duelli nell'uno contro uno. Nel caso di Lautaro l'ha vinto lui, esatto, col difensore. Esatto. Certo. In questo momento, oltre al gol, ripeto, se levi il gol, la partita è stata un po' controllata da entrambe le parti. Sì, molto leggerino, tornando a De Ketelaer, suo attento, apporto. attento, c'ha la chiamata di un uomo dietro, però la palla a centrocampo, tocco laterale sulla sinistra per Teo, verticalizzazione, Leao, converge, Leao, poi cerca di andare via sulla fascia sinistra, effettua il cross, colpo di testa di Calabria. Pallatissima, che di professione fa il difensore, si vede quando deve incorrare una palla. Cosa vorresti dire di difensori, Fred? Beh, insomma, oddio, non mi sembrava un'occasione così brutta, mi sembra un po' sprecata, ecco, per come l'ha colpita. Esatto, sì, non si capiva un buco, se la presa di Spigolo. No, secondo me non ho capito se volevo mettere sul secondo palo o direttamente sul secondo in palo. Sì? Palo, sì, di testa. Il buco era clamoroso, però, lasciato alla difesa del Lint.
Sì, sulla parte sinistra. Andanovic, attenzione al pressing del Milan. Brozo, ancora Andanovic, rimane alto De Ketelaere, ancora Andanovic che stavolta lancia lungo. Vediamo se, Dumfries spinto alle spalle. Questo è fallo, amico mio. No. Rimessa laterale per il Milan, Teo, per Tomori, tocco in orizzontale. Sulla destra riceve Calabria, avanza, palla al piede, Calabria. Poi si ferma, retropassaggio, Kalulu, Bennacer, apertura sulla sinistra dove c'è Tonali che riceve, cross, Giroud, per Giroud, stoppa la palla, prova a girarsi il suo sinistro, però non è una conclusione precisa, palla che termina, guarda, se arriva 26 da minuti dietro di gioco. Hai completamente la porta alle spalle, chi sei, Mandrake, dai. Però su questo pallone alto, ha fatto il massimo, beh, che secondo me fare. La difesa dell'Inter si è fatta trovare un po' impreparata perché era piazzata, e un po' come è successo anche a Roma, no? Sì, su questi palloni alti che spiovono andiamo un po' in difficoltà, in modalità diverse ovviamente, perché questa non era la modalità di Roma. Però insomma dovremmo essere un po', anche con la Cremonese questa cosa l'abbiamo un po' sofferta, bisogna essere un pochino più concentrati. Secondo me bisognerebbe lavorare molto di più sugli esterni, perché nei cambi giochi delle squadre avversarie l'Inter va sempre in difficoltà, sì. Anche adesso Calabria per esempio ha colpito di testa perché c'era un buco pazzesco, sì, quelle di due minuti fa, nei cambi di gioco l'Inter va in difficoltà con il quinto che non si abbassa, sì sì, infatti Milan. Quella è stata un'occasione. Vai Tiziano. Sì, Leao per Calabria. C'è un contrasto, ma la palla però termina Messias che converge, cross in area. Skriniar spazza, Lauti, tre quarti, non perdiamola lì, Lauti prova ad andare via Tonali, non c'è fallo, si butta Lautaro. Via, non c'è fallo, e allora Milan che recupera con Tomori, Teo Hernandez. Teo, tutti fermi sono. Da questi a Bennacer, sposta il gioco sulla destra, di testa, allunga la traiettoria Calabria per Messias, subito attaccato, retropassaggio per Calabria, scambia con De Ketelaere, da questi dietro per Kalulu, dai ragazzi, dai, Messias, Messias, Calabria, verticale ancora Messias, bravo, Ciala ruba un altro pallone, poi Brozo, attenzione che ora il Milan pressa alto, Brozo va a cercare Darmian, attaccato alle spalle da Calabria, pallone ancora dietro per Ciala che deve lanciare, salta netto Messias, palla sul destro, trova un ottimo corridoio per Correa, il Milan però è veramente maglie strette. De Vrij, no, De Vrij indietro per Andanovic sul pressing di De Ketelaere, ancora Bastoni cerca il corridoio per Ciala, bravissimo di prima, a cercare Brozo che non interviene. Attenzione, attenzione, Tonali. Libero. Leao, gol! Come si fa? Leao, meraviglioso! Che palla! Un sinistro incrociare a mezza altezza! La palla persa dell'Inter è assurda. Palla persa, sì. Çalhanoğlu, mi sembra. Sì. Mi sembra Çalhanoğlu la giocata con troppa sufficienza dall'esterno all'interno. Guarda, e non è neanche la prima volta che l'Inter andava a perdere il pallone in fase poi di ripartenza. Proprio per il gusto di non spazzare via. Io non capisco perché non c'è più veramente l'indicazione di spazzare. L'errore più grosso è che l'ha data senza guardare. E ha beccato Tonali centralmente dove è andato a fare 2 contro 1. Jack, 20 secondi prima, la stessa cosa. No, ma quelle palle lì te lo dicono anche nel settore giovanile di non darle mai, piuttosto dalla lungolinea. Centrale, abbiamo detto di, tanto per dire, Cambiaso Milan Bologna, palla dall'esterno all'interno, sì. Intercettate, no, gol. Ma non devi mai qui darla. Uno come Çalhanoğlu, no, tutto certo. Rispetto per Cambiaso, sì. da Çalhanoğlu non me l'aspetto una palla persa così, no? Sì, no? Ed è stato molto bravo anche Tonali nel non farsi ingolosire dalla possibilità di calciare, sì, dritto per dritto, ma dando la palla a Leao. Ha intercettato in un modo fantastico. Sì, però voglio dire, volendo poteva anche andare a calciare, sì. Aveva era al limite dell'area, sì, invece ha avuto la freddezza e la lucidità di servire il compagno, sì, a sinistra. C'era un difensore solo dell'Inter davanti a Tonali. È stato bravo Leao ad allargarsi, però la palla, ragazzi, 1-1 Milano, a Brozovic risponde a Rafa Leao, 2 minuti. Teo, Teo anche il verticalizza, troppo lungo in profondità per Tonali. Vlahovic ha fatto gol, Vlahovic ha fatto gol da lì, No, era un po' più distante, no, beh, era molto più dietro, un po' più laterale, per il Milan, 53 minuti di gioco già effettuata,
Leao, cross, Giroud, gol! Gol, 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 gol! Mi giro la testa! Quella porta! Mi giro la testa! Mi giro la testa! Mi giro la testa! Ed è gol, ed è gol, ed è gol, ed è gol! 2-1, Giroud! Giroud, Giroud, Giroud! Giroud, Giroud, Giroud! Ed è gol, ed è gol, ed è gol! No, ma la difesa 54 di gioco, il Milan la ribalta, Olivier Giroud, il sinistro del francese, credo deviata, perché non mi sembra sia entrata pulitissima. L'ha presa male lui. L'ha strozzata male? Sì. Ma sono quattro maglie dell'Inter, Giroud è da solo, quattro maglie del... Vabbè, non parliamo portiere che non ne prende né una neanche se lo paghi, ma non... Cioè, vabbè. Ma è ritardissimo. Quattro giocatori dell'Inter contro Giroud. Sinistro perfetto, l'hanno lasciato incustodito. E sono lui di sinistro mette dentro. Sono in quattro a guardare Giroud che calcio. È incredibile. No, è incredibile. È incredibile. Questo sai qual è il problema? Cioè, tu dici giocatore di questo spessore, tutti e quattro, come diceva Francesco, che guardavano quello che faceva il cross. Sì. Giroud da solo. Incredibile. A tre metri da tutti. Ma posso dirti? No, l'errore che si fa adesso è che guardi quello che calcia, che fa il cross, che non è quello che ti fa male. Quello che ti fa male è quello in area di rigore. Lasciato libero da 4, perché se tu noti nel replay loro guardano quello che sta calciando la palla in mezzo alla rete. Certo, per me quello che tu dici è Vangelo, però posso dirti che secondo me ha delle colpe anche Handanovic. No, ragazzi, allora Handanovic non mi è sembrata così tanto però veloce. Tu non puoi arrivare un cross raso a terra dal fondo. Hai ragione, l'errore grosso allora, come per il gol del vantaggio dell'Inter di due centrali del Milan. Qui sicuramente sono le belle statuine e guardano Giroud calciare. Si però io vedo anche l'espressione di Filippo che dice, capito, ma va giù al rallentatore un po', lui. Sì, come poi sempre. È angolata, allora, quello che vuoi, però. Però io intanto... De che. Mamma, ragazzi, siamo messi veramente male. Tonali. No, ma io non ho mai visto la marcatura così, giuro. Leao. Mai vista. Hernandez, cross in area. Bastoni. Tonali, recupera Giroud. Sembra un flipper. Non riesce a agganciare. Un ritmo Correa sfrenato. Correa prova a ripartire. Correa. 10 tocchi e torniamo indietro. No, vabbè, ragazzi, no, non va bene per niente. Fallo ora di De Ketelaer, che attenzione, hai già ammonito. Rischia. Qui secondo me Pioli dovrebbe iniziare a ragionare su De Ketelaer. Magari un piccoletto come Diaz a partita iniziata, manca mezz'ora alla fine. Anche perché il giallo sul groppone è pesante. 35 minuti alla fine, magari. In questo momento bisogna stare un po' attenti anche a questi dettagli, Seguiamo quest'ultima azione e poi ci fermiamo, Filippo. Brozzo, mamma mia, ma quei lentezze. Ma guarda Brozzo, perde il pallone, ma non è possibile. Io non so cosa avete, ragazzi, ma oggi è un disastro. Sulla sinistra per Leao, spazio, Leao, forte, eh. Leao, tocco Bastoni, centrale. Bastoni, sbaglia ancora il controllo, Bastoni. Ma Bastoni ha stoppato la palla a 3 metri, ha regalato il tiro a Messias. Poi va in scivolata e riesce a metterci una pezza, che poi, insomma, non lo so, forse era anche fallo questo. Oh, direi proprio di sì. L'arbitro l'ha dato, ma secondo me era fallo. Ma guarda, io sono d'accordo più che con altro, ragazzi, attenzione dov'è l'intervento di Bastoni su Messias. Esatto, bravo. Attenzione dov'è l'intervento di Bastoni su Messias. Fuori. Se è fuori area, il VAR non interviene. Fuori area. Bisogna capire se ha toccato l'area. Ma la domanda è chiaramente, ma l'Inter ogni volta che prende gol va in bambola. Bravo Marcello, ha iniziato il secondo tempo come ha fatto dopo il gol del Milan. Sì, esatto. La domanda mi faccio e vi faccio però è: Inzaghi sta aspettando di prendere il terzo gol per mettere Dzeko? Perché non mi sembra che stia correndo il pari. Comunque ha ragione, scusami Alberto, ma ha ragione Filippo, questo è fallo. Altro che... No, è fallo, su quello siamo d'accordo. Però dico, anche per dare uno scossone alla squadra che mi sembra ancora particolarmente dormiente, non vedo ancora Dzeko. Ma secondo te cambiando Dzeko dai una scossa, Albert? Certo. Uno? Come uno? È Dzeko. Ho capito, ma Dzeko, se te stai notando Lautaro che è iniziato il secondo tempo non ha preso una palla. Ma gli dai un segnale, però dai un segnale comunque alla squadra avversaria, no, anche il segnale, ai tuoi compagni. Il segnale, guarda, se posso permetti, no. Io lo penso così, il segnale te lo deve dare la squadra che è in campo, se non tutti, ma almeno sei undicesimi. Ma sembrano 10 camomille. Bravissimo, io sono d'accordo con te quando dici che sono entrati in campo e vanno allo stesso ritmo da quando ha preso gol. L'allenatore in angolo Milan gli ha detto. Angolo sinistra, angolo Milan per il Milan.
Benasser mette fuori Dumfries, ma vediamo se Correa lontana. Si sveglia un po'. Niente, palla ancora al Milan, ragazzi. Io non so cosa dire. Benasser finge a via. Tiziano? Sì, Milan sta attaccando con un belle triangolazione. Benasser dalla sinistra. Indirizza all'indietro. Teo. Si torna indietro, ragazzi. Due minuti in linea. Leo, Leo. In aria, passi brevi e poi piazza il suo diagonale, vince Leao, e tre, che vergogna, Leao, ma si può vedere. 3-1 Milan, il terzo gol di Rafa Leao nell'immobilismo totale della difesa dell'Inter. Poi vi racconteremo anche tutto quello che è successo. Intanto, cambio nel Milan, vero Tiziano? Sì, Diaz per De Ketelaar. Triplice cambio Inter invece. Sì, sono entrati Dzeko, Di Marco e Mkhitaryan, sono usciti Correa, Dumfries e Bastoni. Barella. Ma non è uscito Bastoni? Bastoni sì, sì. È uscito Barella, Bastoni, ma credo sì, che Correa. Oggi come oggi, per svegliare un torpore del genere, ci vorrebbe più che i cambi un miracolo. Io credo che oggi è molto peggio della sconfitta con la Lazio. Primo perché è il derby contro la squadra con cui hai perso lo scudetto l'anno scorso. E poi, ma poi l'Inter ha fatto, dopo il gol del Milan, non ha più tenuto un pallone, lenta sui... Non so neanche descrivere questa dire cosa. Dire che qualche palla l'aveva sbagliata anche se il Milan. Leao! Si ferma e indirizza la palla all'indietro. 64 minuti, anzi 65, Milan 3, perché, Inter come 1. Diceva Tiziano, una bella azione tutta nello stretto, però Filippo, Leao riceve palla da Giroud. Punta, tre giocatori dell'Inter e li lascia tutti. Allora lancio lungo su Giroud. Giroud come al solito riesce a anticipare De Vrij e Di Luca, serve Leao che si inserisce da dietro. Leao fuori dall'area di rigore ha tre giocatori dell'Inter addosso, si allunga il pallone, i giocatori dell'Inter piantati per terra, gli prende tre metri e Shandanovic piattone incrociato 2-3-1. Cioè in tre. Piantati, portalo fuori, terra, è più veloce, esatto. Ma portalo fuori, no, piantati per terra. Sì, sì. Ma neanche gli vanno addosso, neanche provano a chiudere lì, che vanno i due all'ora, proprio sì, che non gli lasciano fare tutto quello che vuole. È che sembra che uno dice, intanto va l'altro, no, vai tu, vado io, ma vai io te. Però vi avevo detto che avevo notato che la difesa dell'Inter già nel primo tempo ha lasciato gli spazi, che era lenta. Hai ragione, Marcello, però comunque i giocatori, se vai a prendere per singolo giocatore, può capitare che una partita non giochi bene, ma tutti e tre che non arrivano su un pallone. Questo è giallo, Dai. Io l'altra volta gli ho detto a Filippo che la cosa che mi ha stupito a Roma con la Lazio è quando l'Inter ha preso gol, ha smesso, non ha avuto reazione, finito. Cioè, ha continuato come ha fatto oggi. Lei prende gol e rallenta, non capisco perché, non c'è la subisce reazione. Subisce il colpo psicologico. Intanto è andata bene a Calabria, che poteva essere meritevole di giallo. Quello su questo pallone, su Darmian ci poteva assolutamente stare. E Inzaghi che però ha provato a correre ai ripari con un triplice cambio. Un po' vediamo tardivo adesso per me. Con quali risultati ovviamente, perché comunque mancano ancora 25 minuti alla fine della partita. Inter, Filippo. Skriniar, tre quarti offensiva di destra. Mamma mia ragazzi, che demoralizzazione. Ancora Mkhitaryan, Çalhanoğlu, tre quarti sulla sinistra per Di Marco, si trova di fronte Messias, allarga per Darmian, lato corto dell'area, Darmian trova in orizzontale Mkhitaryan, buono l'1-2, Darmian fino in fondo, arriva il cross, gol! Edin Dzeko la riapre, 67 di gioco, 1-2 sulla sinistra di Marco Darmian. Fino in fondo, cross sul primo palo, non esce Magnano, comunque insomma vede la palla arrivare, bravissimo il taglio di Dzeko, bellissimo il taglio di Dzeko che con il sinistro va a incrociare ed è il gol dell'U, 2-3, palo e gol, 2-3. Qui bravissimo, dai. Bravissimo Darmian a mettere la palla in mezzo, Dzeko anticipa secco Tomori,
3-2, un derby infinito, un derby che non smette di regalare emozioni. Sembrava l'inerzia tutta dalla parte del Milan, invece adesso... Frank, posso fare i complimenti a Alberto? No, ha no, detto, vabbè, subito, però dico, mettiamo Dzeko e così è stato. Ci voleva una scossa. Ci hai beccato, Albert. Aveva preso pure il palo. Capita raramente. No, e la scossa è arrivata, perché adesso vediamo quanto questo gol potrà incidere sull'inerzia del derby. Vediamo se l'Inter avrà forza, avrà grinta per andare ancora all'assalto del Milan, e se il Milan subirà il contraccolpo, un po' come era stato nel caso dell'Inter per il gol dell'uno pari. Adesso il Milan ci riprova, Tiziano. Attacca Theo Hernandez dalla sinistra. Theo. Leao. Theo. Rallenta l'azione Milan. Dalla sinistra Theo ancora. Leao. Bravo Di Marco. Poi Dzeko, bravissimo a prendere spazio. Dzeko, Dzeko, 3 contro 3. Dzeko, dai in profondità per Lautaro. Lautaro in area di rigore! Alto sopra la traversa! Alto sopra la traversa, mamma il sinistro mia. Di Lautaro. Pensavo un sinistro incrociato, invece Lautaro va sul primo palo, alza la traiettoria. Inter vicina al gol del pareggio. Non avrei mai pensato di dirlo 3 minuti fa. E invece Inter vicina al gol del pareggio con Lautaro. Tanto qua rivediamo l'azione del gol di prima del Milan, del 3-1. Sì. Quando però, si dice che ci sono tante partite all'interno della stessa partita. È esattamente così. Perché adesso ne è iniziata un'altra di partita. Però comunque i 3 cambi secondo me ha dato la scossa. Beh certo, assolutamente sì. Infatti adesso l'anticipo l'ha fatto Di Marco. Non possiamo non dire che comunque Inzaghi ha azzeccato, ha indovinato, a mettere in campo questi giocatori lì. Penso che Inzaghi dovesse farlo, avrebbe potuto farlo anche dopo il 2-1, perché già lì comunque non potevi permetterti di essere schiacciato così tanto dal Milan, che poi ha trovato anche il terzo gol. Però, come diceva Francesco, ci sono tante partite all'interno di una stessa partita, ancora c'è quasi mezz'ora di gioco. Dumfries Come non è fallo? Kiffi! Inspiegabile, sinceramente. Perché gli doveva dare l'altro giallo. Qui se avesse fischiato sarebbe stato il secondo giallo per Theo Hernandez. Accentuato in tutto, l'ha lasciato accentuato. Pensa all'espulsione adesso di Hernandez, ti cambiava clamorosamente tutto. Credo di aver visto, poi non sono mica depositario della verità. Naturalmente adesso bisogna aspettare anche le contromosse di Pioli, perché ha fatto entrare solo Diaz per De Ketelaere. Adesso bisogna capire come agirà magari in altre zone del campo. Di solito è più o meno questo il periodo in cui fa giocare, mette Salmakers per Messias, per esempio, per dare un pochino più di ordine e di copertura, però... Adesso è ancora Inter. Sì, lancio di Di Marco sulla sinistra per Dzeko, vicino a bandiera il corner. Buono il pallone per Darmian. C'è tutto solo Lautaro, la parata di Magnan. Attenzione che arriva Dumfries dall'altra parte. Può provare il cross morbido in mezzo per Lautaro di testa. La parata di Magnan. Questo significa avere un portiere. A salvare il risultato. Mamma mia, tanto c'è un cambio, credo, perché Darmian ha battuto il fallo laterale. C'è un VAR. Questa è la differenza tra le due squadre, avere un portiere. Non so perché c'è il VAR, però c'è un VAR. Che bella parata che ha fatto Parra. C'è un VAR, ragazzi, attenzione, non so per quale ragione, ma... Io non vedo niente di strano, però... Che parata ha fatto Magnano? No, incredibile. Tanto sta per entrare il Salamaker, cartellino giallo per chi? Forse non c'è VAR, è solo un'interruzione... No. Forse ha ammonito Inzaghi per proteste. Ma non so per quale motivo. Credo per proteste. Sta parlando col VAR, Kiffi. Almeno fino a 2 secondi fa parlava col VAR. Pallo laterale, Darmian pronto a battere dentro l'area di rigore. 71 di gioco, l'Inter è andata vicino al pareggio in 2 occasioni. Darmian mette il pallone alto in mezzo. Questo è facile per il portiere del Milan. Magnan esce in presa. 72 minuti di gioco, 3-2 il risultato a San Siro. Però adesso parlavamo dell'inerzia, si è spostata da quest'altra parte, perché adesso certo. È l'Inter ad avere il pallino del gioco. Milan che è sembrato un po' frastornato, il gol del 3-2 di Dzeko ha minato un po' le certezze del Milan, tant'è vero che noi in difesa, ragazzi, Lautaro un paio di volte ha già rischiato di fare il tre pari, esatto. Prima di sinistra e poi di testa con Magnan, che è stato prodigioso. Ma difatti quello che dicevamo poco fa sulla mancata in corsa sostituzione di Inzaghi a favore di Dzeko, e comunque ne ha cambiati 3, ha fatto bene, anche se secondo me tardivamente. Adesso Pioli inevitabilmente deve correre ai ripari, perché l'Inter sta schiacciando tantissimo il Milan. Avete rivisto sì.
Fallo, no. Netto. Secondo me niente. Poteva fischiare il fallo. Era fallo, però non credo da ammonizione. Hernandez segue il pallone, sì, va di là. Non va a seguire dall'altra parte il giocatore. Sì, ma è stato astuto perché doppio si è messo cambio nel Milan, corpo. Tiziano. Capito? Sì, la palla va di là. E Salamaker per Messias. Origi per Giroud e Salamaker per Messias. Queste sono le contromosse di Stefano Pioli. Vediamo Origi, vediamo il suo impatto con il derby di Milano, non un granché quello di De Ketelaar. Vediamo l'altro esordiente nel derby di Milano come se la caverà in questi 20 minuti scarsi più recupero da qui alla fine. Inter, Dzeko, Ciala va a cercare Lautaro, scontro fisico con Tomori, poi Hernandez spazza a lungo a cercare lo scatto di Origi che sembra molto più veloce di De Vrij di testa all'indietro saggiamente per Handanovic. Mi sembra molto lento De Vrij, molto molto lento. Di Marco, largo per Darmian, 73 di gioco. Darmian che ha avuto un grande merito sul gol del 3-2. Ancora Darmian, attenzione che lo attacca alle spalle Calabria. Darmian indietro per Handanovic, arriva il pressing nell'area piccola di Origi, lancio lungo di Handanovic. Lautaro, Dzeko di testa contro Tomori. Fallo di Lautaro, punizione per il Milan. E allora separiamoci due minuti, diamo la linea alla regia, possiamo interrompere la pubblicità in caso di gol, per cui restate con noi e continuate. Cercare Dzeko, spizza, Gosens la mette in mezzo per Lautaro, ancora una volta però la chiesa di Milano, meglio, poi Mkhitaryan! Mamma mia, il destro al volo, bellissimo di Mkhitaryan! Magnana segue con lo sguardo, palla che esce, non so di quanto, penso di poco, alla sua destra. Mezzo metro. Rivediamo. Sì, un metro alla destra di Magnan. Che giocata ha fatto. Non è facile il pallone che ti arriva così poi a calciare. No, è difficile, proprio difficilissimo. Mm? Non so come ha fatto a tenerla bassa. E vabbè, su sto tiro credo che le speranze dell'Inter. Almeno 30 secondi in più li deve dare. Lancio lungo. Fischia. Skriniar. Altra palla alta a metà campo. Dietro Mkhitaryan, infatti potrebbe esserci l'ultimo lancio lungo. Handanovic va a cercare, si arriva almeno al 96esimo, va a cercare Di Marco, boom, altro lancio verso Dumfries di testa, di petto, spazza da Teo Hernandez, allontana, dai, ancora palla a centrocampo, Handanovic all'indietro, altro lancio lungo, Benacer spizza, poi mette fuori il Milan. Di Marco, largo per Gosens. Che pallata. Che brutta palla. Ancora Di Marco. Ancora, stavolta niente, ti fa bene. Recupera il Milan, contropiede. Fuori gioco. Origi. Ma va, conclusione. Origi a parte l'ingresso. Ma tenete lo suo pallone, tenete non la mi terra. Sembra stato particolarmente brillante. Finita. È finita così! Milan 3, Inter 2, Milan 3, Inter 2, è finita così! E andiamo! È finita, ha vinto il Milan per 3-2, Leao, Giroud, Maignan, il derby del Milan. Questi sono i tre protagonisti che hanno caratterizzato il derby di Milano. Abbiamo ancora pochissimi minuti prima di chiudere, un collegamento flash con San Siro. Paolo Vinci, buonasera Paolo. Si sentire sente il telefono c'è il telefono. Facciamo molta fatica a sentirti Paolo, immagino che le interferenze siano numerose. Raccontaci e descrivici il clima di festa che si sta vivendo in campo e sugli spalti naturalmente. Secondo me è felice però. Immagino di sì. Così. Paolo, abbiamo grosse difficoltà a metterci in contatto con te perché